Se vi dicessi che per risolvere le crisi internazionali o le tensioni in giro per il mondo servono dialogo, comprensione reciproca, almeno delle problematiche reciproche, ascolto del punto di vista altrui e in generale ascolto dell'altro, capacità di parlarsi in maniera cordiale e non aggressiva, beh, forse mi direste che vi sto dicendo cose banali, ovvie. E in effetti in parte è così. Ma allora perché sembra così difficile fare la pace nel mondo, riuscire a trovare soluzioni alle crisi internazionali? Beh, abbiamo voluto verificarlo al Festival Francescano del 2017 con una simulazione che ho scritto io, che si chiama Il Frutteto, nella quale i partecipanti erano divisi in tre gruppi. Una erano i mediatori internazionali di una crisi totalmente inventata. E gli altri due gruppi erano appunto i diplomatici dei due paesi in disputa. La disputa era appunto inventata e anche un po' stereotipata, ma comunque non di banalissima soluzione, anche perché i partecipanti avevano delle restrizioni in quello che potevano dire o fare, o potevano dire le cose solo, certi particolari solo in determinate situazioni. Però rimane il fatto che alla fine non sono riusciti a risolvere la questione, non sono riusciti a trovare un accordo. La cosa è ancora più particolare se pensiamo che, sì, certo, come nella realtà, i partecipanti avevano delle restrizioni a ciò che potevano dire o fare, ma in fondo eravamo al Festival Francescano e i partecipanti erano sicuramente non dei guerrafondai, comunque erano sicuramente naturalmente ben disposti nel trovare soluzioni di dialogo, soluzioni negoziali ai problemi. Eppure non ce l'hanno fatta. Ora, se fossero andati a casa subito dopo l'attività, senza parlarne insieme, probabilmente non so quanto gli sarebbe rimasto di questa attività, salvo che era molto difficile, forse troppo difficile, che in realtà non avevano la libertà necessaria per risolvere le questioni, forse avrebbero incolpato unicamente l'altra parte di essere, di non essere disposta al dialogo. E forse quindi avrebbero mancato le vere cose che volevo trasmettergli. Abbiamo invece fatto, per fortuna, una discussione finale, o per usare un termine che userò d'ora in poi, il cosiddetto debriefing. Durante il debriefing, infatti, abbiamo potuto ripetere un po' quello che era successo, abbiamo verificato cosa era stato detto, come era stato detto, e abbiamo scoperto che in realtà ci siamo accorti che in realtà, nonostante tutti fossero d'accordo sul fatto, in linea di principio sul fatto che dialogo, ascolto dell'altro, comprensione dei punti di vista altrui fossero principi fondamentali, nella pratica, in realtà, nessuno ci aveva badato a queste cose. Quindi c'era stato ben poco ascolto alle parole dell'altro, si era spesso ripetuta la propria posizione senza ascoltare quella dell'altro, addirittura ci si era rivolti all'altro, con toni a volte all'interno del gioco, naturalmente, ma forti, quasi aggressivi, con minacce contro minacce, non rendendosi conto spesso che era proprio proprio modo di esprimersi che poi causava nell'altro voglia di rivalsa, voglia di non perdere la faccia e quindi reazioni ancora più forti che a loro volta avevano lo stesso effetto e così via. Ci siamo cioè resi conto che anche se tutti siamo d'accordo con i principi base di ciò che serva per fare la pace, nella realtà ciò che conta spesso è l'aspetto emotivo e tutta una serie di trappole psicologiche nelle quali cadiamo e che tendono poi purtroppo a portarci lontano dalle soluzioni reali e fattibili. Il dibattito finale, il debriefing finale, cioè ci ha permesso di comprendere quali sono le vere dinamiche che spesso rischiano di far fallire i negoziati internazionali e la soluzione delle crisi internazionali. E abbiamo quindi anche potuto riflettere su cosa poter fare per evitarlo. Tra l'altro, in quei giorni avevamo un esempio lampante. Erano i giorni del massimo di crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord. Trump e Kim si minacciavano quasi ogni giorno di lanciarsi missili nucleari l'uno verso l'altro. E durante il debriefing abbiamo potuto perciò anche capire come quello che avevamo fatto durante il gioco in realtà era molto simile a ciò che stavano facendo Trump e Kim. Erano più o meno gli stessi errori. E questo ci ha fatto capire il perché a volte
le tensioni internazionali crescano così tante, cosa invece sarebbe stato più utile fare per ridurle. Per questo motivo, ad esempio, il debriefing e non solo l'attività stessa sono state e sono sempre fondamentali.